Sharon, buonasera. Come va? Bene. I think it's just fantastic. È fantastico, ci dice Sharon Stone, essere qui a Cannes insieme a Madonna, un'artista piena di energia e umanità, per metterci insieme al servizio di una causa importante, aiutare la ricerca per fermare l'AIDS. Ho molto ammirato il documentario che Madonna ha fatto sui bambini orfani a causa dell'AIDS in Malawi. Sharon Stone e Madonna, unite a Cannes per raccogliere aiuti per gli ammalati di AIDS. Le due splendide cinquantenni dello spettacolo, accanto alle modelle che indossano abiti gioiello per l'asta benefica dell'ANFAR, dimostrano che la vita raggiunge la pienezza proprio a 50 anni. Le due star americane, l'attrice e la showgirl, hanno tanto in comune. Tutte e due sex symbol, quoziente di intelligenza record, pronte alla trasgressione. Sharon Stone, la seduttrice più forte degli uomini di Basic Instinct, e Madonna, la regina del pop abbonata agli scandali e sempre in testa alle classifiche. Ma oggi, come tante celebrità, si impegnano nella solidarietà umanitaria. La Stone, che ha tre figli adottivi e ha scelto per ora di non risposarsi, raccoglie fondi per l'Africa e gli ammalati di AIDS. Madonna, insieme al marito, il regista Guy Ritchie, presenta al Festival di Cannes il documentario I Am Because We Are, che ha prodotto sugli orfani del Malawi, il paese africano dove ha adottato il suo terzo figlio, il piccolo David, che ha perso la mamma naturale a causa dell'AIDS, e dice commossa: sono stata la prima a fare un'adozione internazionale in Malawi e ho sofferto quando mi hanno accusato di aver rapito un orfano, ma ogni donna diventa madre passando per il dolore. Sono cambiata di fronte alla sofferenza dell'Africa. Qui le persone sono poverissime, ma hanno un amore e un rispetto per la vita più profondi di noi che viviamo in un mondo ricco e privilegiato.